Siamo un esercito di peccatori o di perdonati. Di fronte a Dio, quello che conta non è il peccato, quello che fa la differenza è l'essere perdonati. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Perché prima del peccato originale c'è l'originale innocenza, perché prima del peccato c'è l'immagine e somiglianza di Dio nel volto, nel cuore, nella mente, nell'essere di ognuno. E allora il dare e il perdonare è possibile anche a noi, anzi è parte stessa della nostra prima e vera identità, che è l'originale innocenza che precede il peccato originale. Se vogliamo veramente la pace, se vogliamo la lotta agli armamenti, se vogliamo che finiscano queste cose, dobbiamo essere un esercito di perdonati. Dobbiamo riconoscere che questo è lo stile di Dio e lo stile dei suoi discepoli, perdonati, perché questo non è il luogo della testimonianza, questo è il luogo per sentire la presenza di Dio e uscire di qui e diventare testimoni. Anche per noi ci viene detto questa sera: va, va, di che sei parte di un esercito di perdonati, e allora cercherai di non peccare più. Amen.